Nel 1978 una piccola casa automobilistica venne fondata in Olanda da Joop Donkervoort per produrre una replica della Lotus 7, auto preferita dal fondatore, che volle proporre in una sua versione. Più o meno invariata fin dal suo lancio, è stato presentato il 13° modello denominato Donkervoort D8 GTO JD70, acronimo che ricorda il buon Joop, nell'anno del 70° anniversario dell'azienda. Nel mercato delle auto da track day per eccellenza, dove da sempre battaglia insieme a Caterham, la Donkervoort ha saputo alzare spesso l'asticella ad un nuovo livello, sia variando i propulsori dai 2 litri Ford ai 1.8 Audi fino ai 5 cilindri da 2,5 litri che spinge questa bellezza. 415 cavalli su 700 kg, 0 a 100 in 2,7 secondi e solo 7 secondi e 7 per arrivare a 200 all'ora da ferma. Queste performance sono da attribuirsi all'impiego della tecnologia brevettata X-Core, che permette di risparmiare un mondo di peso usando una fibra di carbonio unica nel suo genere, che copre il 95% della carrozzeria. Freni Tarox a 6 pistoncini si occupano di fermarla al meglio, mentre ammortizzatori Intrax garantiscono una grande stabilità nonostante produca ben 2 G di accelerazione. Gli interni minimali diventano estremamente accoglienti grazie alla personalizzazione ad personam messa a disposizione da Donkervoort. Sedili in carbonio con cinture a 4 a 6 punti, volante a sgancio rapido, strumentazione ultra leggera da competizione, servo sterzo elettrico, indicatori e dati su schermo digitale e retrocamera sono solo alcune delle chicche disponibili. Tutta questa potenza, leggerezza e scelta però si paga a caro prezzo. Il listino parla di un prezzo d'ingresso pari a 198.000 euro. Non è di certo l'auto più cheap da scatenare in pista nei weekend per bastonare le supercar più blasonate e pesanti, però garantisce prestazioni super e zero compromessi nella guida sulle strade di tutti i giorni, clamorosa.